meno male che partite e partiti a qualcuno sembra ancora una cozzaglia di cose che non c'entrano l'una con l'altra. Pensate anche soltanto alle manifestazioni degli studenti in corso, pensate a questi ultimi giorni in cui il trio lescano, Maroni, Gasparri e Mantovano non sono riusciti a tirar fuori se non l'idea di un DASPO come per lo stadio, come per gli ultra da stadio. Pensate che tutto sommato già la metafora dello stadio, di quello che sta facendo questa classe politica e politica sportiva con gli stadi, dà l'idea dell'arretratezza di questo paese, della recessione. Cioè il calcio sta morendo da tutti i punti di vista, sta morendo come spettacolo, come serietà, come etica, come efficienza, sul piano economico molti club sono in bancarotta e gli stadi si stanno svuotando e loro sono preoccupati dei tornelli e delle schedature con le teste dei tifosi. L'unica cosa che sanno dire è no, 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 aspettiamo dei sì. E il DASPO come misura per gli ultra è un no che però andrebbe almeno corroborato con dei sì, con delle cose positive. La stessa cosa vale per la piazza. Cosa fai? Continui a dire no, no, no agli studenti e non gli dai un sì, ai giovani non gli dai un sì, non gli dai un'idea di futuro. C'è, da una parte c'è Concorsopoli, Parentopoli e tutto il resto, dall'altra parte questi giovani dovrebbero avere fiducia nel fatto che studiando potranno avere la loro vita e il loro futuro. Ma su, è una presa per i fondelli generalizzata. Pensate anche al rapporto che c'è fra palazzo e piazza, fra stadio e potere, fra partite e partite, non a caso, partiti e partite in questo caso, mentre in piazza ci si spaventa per gli studenti, i giovani che manifestano, in Senato fra ieri e oggi ne hanno fatto di tutte, dimostrando comunque la loro incapacità, al di là della cattiva qualità della loro politica. Sono incapaci persino con la vicepresidente Rosy Mauro di gestire una votazione sul disegno di legge della Gelmini da approvare. La Gelmini, che è naturalmente soltanto l'ultimo anello di uno sfascio della scuola e della ricerca, però è un anello importante. La Gelmini che ci sta a fare da ministro, diciamo la verità, perché? La vera domanda è che sta a fare lì quella. Ed è, al di là del fatto che la riforma potrebbe non essere tutta da buttare, ma che c'entra? È il disagio dei giovani che purtroppo è tutto da rispettare, che è un'altra cosa. Ma insomma, per tornare a noi, pensate che tutto sommato gli stadi stanno al potere sportivo, politico sportivo, che non è efficiente, non è trasparente, non riesce a rispondere alle esigenze del calcio, come la politica in generale sta al disagio di questo paese, identificato in questo momento e purtroppo nella maniera più vistosa possibile dagli studenti, dagli studenti che non ci stanno, gli studenti, dai ricercatori e tutto il resto. Fatta questa cosa, questo anello di congiunzione, vorrei parlare di Inter e di Bearzot, ma prima di Bearzot. Come sapete è morto Bearzot ieri e Enzo Bearzot era contemporaneamente una persona per bene e il commissario tecnico di una nazionale che ha vinto il terzo titolo mondiale nell'82 in Spagna in modo sospetto. Ve lo dice uno, soprattutto per chi non era ancora nato e che può soltanto ricostruire attraverso le testimonianze degli altri, per lo più mistificatorie, ve lo dice uno che ci ha fatto un'inchiesta sopra, che ci ha sacrificato una carriera, capisco che possa non fregare niente a nessuno, va benissimo, ma insomma, per la mia deontologia professionale io ci ho sacrificato una carriera. Gli altri non volevano sapere che c'erano delle carte truccate in quel mondiale. Bearzot era a conoscenza che fossero truccate, io questo non l'ho mai potuto dimostrare, quindi soprattutto naturalmente alla memoria, non mi permetto di dirlo adesso, e chiunque pensi che siano in contraddizione, cioè non compatibili la definizione di Bearzot persona per bene, che sottolineo, l'ho sottolineato in vita e lo sottolineo adesso in mortem, con un mondiale arrangiato, truccato, come si arrangiano e si truccano quasi tutti i mondiali e molta parte dei campionati e via dicendo, pensare che sia incompatibile tutto ciò è semplicemente segno di una, come dire, una poca conoscenza di questo ambiente strampalato in cui non succedono di tutti i colori, in cui si vede soltanto la punta dell'iceberg e vengo all'Inter e non tutto quello che succede sotto. Ma pensate, l'Inter è destinata, se continuerà così, a ritornare all'Interella di prima di Calciopoli, di prima della Juventus, quando spendeva tanto e non vinceva niente. Adesso chi gliel'ha fatto fare di prendere Benitez se non erano convinti dopo Mourinho?
È ovvio che questo Mundial per club di Abu Dhabi gliel'ha vinto per buona parte Mourinho, vincendo la Champions, ma è altrettanto ovvio che comunque bisognasse vincerlo questo Mundial, sia pure contro una squadra congolese, quello che volete, che secondo me non è nemmeno così malvagia, tatticamente inesperta, ma non così malvagia. E Benitez l'ha vinto questo Mondiale per club. Poi si è lamentato di come è stato trattato. Ha fatto male, è stato poco tempista, è stato poco educato, l'ha detto subito. Ho capito, ma si vede che quello non ne poteva più. Quello di mestiere fa il professionista, è un professionista vero della panchina. Poi fa bene, fa male, gli si può preferire Mourinho perché ha anche un aspetto carismatico e mediatico molto differente, quello che si vuole, ma quello è un professionista. Voglio dire che se i presidenti di società, dall'Inter agli altri, facessero bene il loro mestiere, come lo fa Benitez in panchina, probabilmente il calcio non sarebbe ridotto così. Adesso lo cacceranno via, perché naturalmente se no Moratti fa brutta figura, si pensa che l'abbia maltrattato in pubblico, dopo essere stato praticamente congedato lui Moratti da Mourinho, un momento dopo la finale vinta a Madrid con il Bayern, adesso Benitez che lo maltratta da Abu Dhabi, pensate un po', questo povero Moratti, ma che deve fare? Ha messo tutti i soldi della Saras, i soldi della Saras meriterebbero un discorso a parte che forse leggete sul Fatto in altre pagine, o avete già letto sul Fatto in altre pagine, o in libri dedicati a questo. Insomma, adesso vogliono cacciare Benitez, prenderanno probabilmente Leonardo come traghettatore, ritornano queste formule che sono veramente noiose, che non dicono nulla. Traghettare per che cosa? O ti tieni Benitez oppure prendi un allenatore per i prossimi 3 anni. Ma loro saranno capaci di tenersi Benitez se non riescono a rescindere il contratto e prendere Leonardo e aspettare di prendere Guardiola quest'estate e continuare a spendere soldi, l'Inter come le altre società. Ma guardate che sta franando tutto, ce lo dicono gli studenti in piazza, e il calcio continua a spendere come se stesse sulla luna. Ma su, e meno male che partiti e partiti non c'entravano fra di loro. Buon Natale.